Salve a tutti, con questo video inauguro una nuova serie di videoblog con cadenza probabilmente mensile e in ogni video cercherò di farne una sorta di riepilogo dei post che ho pubblicato appunto nel mese in corso sul mio blog. Ormai luglio 2014 è finito. E quindi questo è il primo, o se vogliamo, il vlog zero di agosto, nel quale quindi ripercorrerò un po' gli argomenti che ho trattato nel mio blog a luglio. Iniziamo dall'ultimo post che ho pubblicato il 28 luglio 2014, dove parlo di quattro errori piuttosto frequenti. Che ovviamente non vanno commessi quando si effettua una strategia, si cerca di portare avanti una strategia di content marketing. In particolare mi riferisco ai blog aziendali, ma parlo anche dell'attività delle aziende sui social network e su altri canali. Il 25 luglio, invece, avevo parlato di ROI, cercando di darne una definizione semplice, forse banale, ma comunque se qualcuno ancora non sa cos'è il ROI, il mio post del 25 luglio gli dà almeno un'idea dalla quale partire. Il 24 luglio ho parlato di Facebook, in particolare del nuovo tasto o link salva, che dovrebbe arrivare prossimamente, dovrebbe, si spera presto, anche da noi in Italia. E che permetterà di salvare i post, le notizie che ci interessano di più, in modo da poterle poi rileggere anche in seguito con più calma. Il 23 luglio ho parlato ancora di content marketing, in questo caso però non di errori, ma di alcuni punti da tenere bene a mente se si vuole portare avanti una strategia efficace di content marketing. E sempre di content marketing ho parlato anche il 21 luglio, con particolare riferimento però in questo caso agli e-commerce, quindi ai siti di commercio elettronico. Il 19 luglio invece ho pubblicato un post nel quale parlavo della pubblicità su mobile e di come questa sia in grande crescita, e in particolare mi riferisco alla pubblicità di Google, quindi AdWords. Il 17 luglio ho parlato ancora di Google, ma in questo caso di Google Plus e del fatto che se ne è parlato tanto in rete, sono cambiate le norme di utilizzo del servizio e ora è possibile utilizzare Google Plus anche con uno pseudonimo, con un nickname, con un nome falso, insomma, in sostanza, con un nome d'arte, se preferite. Il 15 luglio ho invece pubblicato un articolo nel quale davo tre suggerimenti per ottimizzare i contenuti e renderli maggiormente fruibili da smartphone, perché ormai, come sappiamo, la navigazione da mobile è sempre più frequente. Però chi usa un tablet in linea di massima vede sia la grafica che i contenuti in modo molto simile, se non identico, a come li si vede da desktop. Da smartphone, in particolare quelli un po' più piccoli, le cose cambiano e quindi è ormai un dato abbastanza assodato che bisogna fare i siti responsive o comunque che siano ben visibili e che si adattino bene al mobile. Ma non sempre si presta la stessa attenzione anche ai contenuti, quindi do alcuni suggerimenti molto semplici come l'essere brevi, il dividere il testo in paragrafi e qualche altra piccola cosa che potrete andare a vedere direttamente sul blog. Nella descrizione sotto a questo video trovate tutti i link ai post del mio blog che ho citato in questo primo videolog. Grazie a tutti e alla prossima.